Questa serata è il primo dei 100 passi che ci porteranno alla giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime delle mafie. Il filo rosso che unirà sia lo spettacolo teatrale che vedremo, che poi le cose che ci verranno raccontate da Marco Nebbiolo, che è il redattore e giornalista di Narcomafia. Il filo rosso è la mafia nel nord e in particolare l'Andrangheta in Piemonte e in provincia di Torino. Chiunque si occupi anche in modo un po' superficiale del fenomeno sa che le mafie cercano le economie floride per trovare strade di riciclaggio, perlomeno per trovare nascondigli sicuri e cose di questo genere. Ma che fossimo a questo livello nel nord Italia era sfuggito ai più attenti osservatori. Per questo è molto importante, come dire, fare il punto a partire da quello che è successo negli ultimi 3 anni, perché queste operazioni costituiscono uno spartiacque dal nostro punto di vista. C'è un prima e c'è un dopo. Poi, nell'estate 2010, la Lombardia si sveglia con le operazioni Crimine Infinito. Un anno dopo, nell'estate 2011, il Piemonte fa i conti con l'operazione Minotauro e con l'operazione Maglio. E nello stesso anno, la Liguria con l'operazione Maglio 3. Lo spettacolo si muove a partire da quelle che sono appunto le inchieste, alcuni atti, documenti ufficiali, e abbiamo cercato nella messa in scena di prendere le distanze da, come dire, da un po' un tono inevitabilmente drammatico che si poteva dare alla vicenda, per creare un po' di distanza. Quindi abbiamo cercato di lavorare molto anche sull'ironia, su un umorismo a volte anche agghiacciante, cinico, in modo tale non solo di mostrare il potere che queste persone pensano di avere, che in effetti hanno, ma anche la loro tutto sommato mediocrità. Vieni qui! Il sangue è quello che il giovane ha versato sul santino di San Michele Arcangelo, il giorno del suo battesimo, il giorno del taglio della coda. Il tentativo di usare l'arte, di usare uno spettacolo teatrale per continuare a ribadire quello che sta avvenendo attraverso Minotauro, Operazione Mali, in tutto il nord-ovest, è l'obiettivo dello spettacolo. Quello che emerge da questa inchiesta, sono i due aspetti che a noi giornalisticamente hanno più colpito e ci interessano di più, sono quelli di questi rapporti così diffusi, emersi con settori della politica, settori purtroppo trasversali della politica. E questa capacità dei mafiosi di farsi imprenditori e di diventare protagonisti imprenditoriali della nostra economia. Sei al sicuro dentro la tua coppa? Non ti devi fare domande, devi pensare solo a te, a ciò che tu vuoi, a ciò che tu vuoi diventare. D'altronde, dove sta scritto che un politico debba conoscere tutte le persone che incontra? È normale che si stringano mani, si facciano telefonate, si presenzi a cene o a feste. Giovanni Tiziano è un ragazzo di 29 anni, di origine calabrese, a cui hanno ammazzato il padre e che per cercare di costruirsi una vita è andato dove sperava di trovare una situazione normale, diciamo. Ed è andato a Modena e si è trovato, poveretto, circondato da casalesi e dranghetisti. E non è sempre facile. Tutta la vita è un pensiero. Il fatto che a 29 anni a Modena si metta sotto scorta un ragazzo così, secondo me, è un altro elemento che deve molto preoccupare, perché queste inchieste ci raccontano di imprenditori ricattati, intimiditi, di un mercato, di un'economia inquinata da capitali immensi. Tutti elementi che avvicinano sempre di più il nord al sud più deteriore che conosciamo. Il sito che abbiamo creato è
lo strumento delle carte che usiamo come fil rouge all'interno dello spettacolo lo utilizziamo anche per rilanciare ai link tipo Narcomafia, tipo Libera Informazione, che si adoperano quotidianamente per informare su questi temi e sulle condizioni. E quindi il tentativo dello spettacolo sul finale è di rilanciare ulteriormente su questa cosa, spingendo il pubblico a impegnarsi ulteriormente, a studiare, ad approfondire.